so, ragazzi, lo so. Al contrario di come molti stavano pensando, Omega è morto, sparito, ucciso. No, ragazzi. Sono tornato! Finalmente, quindi. Ciao a tutti, pagliacci e pagliacce, Fuebegozzo e bentornati a Bomba con un nostro nuovo video della vita reale da bambino con Ronaldo Junior, che oggi è carico a bomba, ragazzi, a bestia per fare bordello. Allora, io voglio spiegare giusto due parole per dirvi che sono mancato, ho fatto una breve assenza su YouTube, ragazzi, perché lo sapete, ho già pubblicato un video giovedì scorso, quindi andatelo a vedere, dove vi ho spiegato che ho quasi rischiato di morire in questi giorni. È stato ancora peggio, tra flebo, mal di pancia e tutti i mazzi, cioè non so se si vede, ma ho ancora un po' il braccio bucato qui, qui e qui e qui e un puntino qui, ma sono talmente invisibili perché gli aghi sono troppo piccoli. Quindi mi hanno bucato le braccia per fare trasfusioni di sangue, flebo e tutti i mazzi. Quindi adesso penso che la situazione si sia calmata. Infatti, vedete anche dalla mia espressione, sono un po' più felice rispetto a prima. Quindi speriamo che tutto questo sia passato. Quindi leviamo. Quindi, ragazzi, io spero che siate contenti che sia tornato, che stia bene. Quindi mi raccomando, d'obbligo, regà, un bel pollicione in su per iniziare il video e iscrivetevi al canale che trovate giù, così non potete perdervi nessun video, perché domani uscirà già un video abbastanza figo e diverso rispetto al solito. Quindi non perdetelo, perché adesso Ronaldo Junior farà bordello. E vi ricordo di venirmi a seguire su Instagram, che trovate giù in descrizione, perché a fine video saluto 5 di voi. Quindi, siccome so che ci tenete, ragazzi, passateci. Così cerco di accontentarvi. Ragazzi, se voi pensavate che io e Ronaldo Junior fossimo spariti per sempre, allora porco di un cane malato, pensavate veramente male. Perché, ragazzi, Ronaldo Junior è tornato. Dun dun dun. Però, comunque, Ronaldo Junior è tornato, ragazzi. Io sono tornato più in forma che mai. Non è vero, proprio per niente in forma. Ho detto, ragazzi, vi porto questo video oggi perché sto bene, quindi non ho bisogno oggi forse di andare in ospedale perché ci stavamo tutti i giorni praticamente. Quindi, metto, speriamo che le cose che avevo siano passate, così spero siete contenti anche che è tornato Ronaldo Junior, ragazzi. Dai, quanto tempo è che non vedevamo Ronaldo Junior? Una settimana? Io non lo vedevo da più, vabbè, da un po' di tempo. Sì, una settimana è che non porto video. Quindi sì, ragazzi, esattamente, Ronaldo Junior ci mancava da una settimana. Il nostro mitico supereroe, va bene. Allora, vediamo un po' cosa possiamo fare oggi. Allora, Jasmine? Ah, Jasmine è qui. E poi, ragazzi, vi ricordo la situazione di Ronaldo Junior. Cristiano Ronaldo ha scoperto che noi abbiamo preso questa casa abusivamente, che stiamo con Jasmine, e ne sta parlando con la mamma. Quindi intanto io rimango qui. E non è che lui se ne sia scordato, cioè ci sono altri problemi che stanno risolvendo. Come sapete, il coso di Travis e tutti i cazzi che io ho ucciso. Grande Ronaldo Junior, il primo omicidio della vita. Sì. Quindi, siccome Jasmine, porca miseria, ma questo bambino ce l'hai sì o no? Perché io vorrei sapere, no? Metto che Ronaldo Junior forse sta facendo un bambino, ma vorremmo sapere se sto bambino c'è o non c'è. Quindi, Jasmine, riusciresti a dirmi se per caso c'hai questo bambino o no? Io sono una persona brava e tranquilla. Ma quando mi incazzo, porca miseria, le donne mi stanno veramente sulle balle. Vabbè, lasciamole perdere, va. Anzi, sapete che faccio adesso? Vediamo un po' che ora è. No, è tardi, ragazzi, sono le 13:37. Dato che il lunedì notte danno un mega seratone di quelli malati, danno qui, ragazzi, un mega seratone qui. Vabbè, ragazzi, allora facciamo così. Ora vado a farmi una partita a Fortnite, salgo sopra, Ronaldo Junior, puoi anche salire in un modo normalissimo. E ci vediamo più tardi, ragazzi. Dai, vatti tu, brutta negra. No, Ronaldo Junior, non si dicono queste cose. E dei razzisti. E poi manco è negra. Dov'è la PlayStation? Non mi ricordo dove l'ho messa. Ok, ragazzi, tutto pronto. Ho messo sul tavolo un po' di cose da bere. Joystick, le patatine. Ah, le patatine stanno qua. Ora prendo le 9 chip free. Vabbè, insomma, prendo le patatine, ci facciamo una bella nerdata e poi andiamo a fare bordello in discoteca! Che non abbiamo mai fatto con Ronaldo Junior, eh? Mi sembra di no, raga, la prima volta. Allora, ragazzi, veramente devo essere sincero con voi. Ho appena spento perché quel gioco di merda mi fa davvero sclerare. E voi pensate che Ronaldo Junior sclera come niente? Guardate, ho rovesciato all'aria le poltrone, buttato a terra le lattine e veramente mi sono rotto le palle. Perché Fortnite, ragazzi, fa incazzare Ronaldo Junior.
Veramente, ora vi giuro, ragazzi, vediamo. Ma non ci credo, un altro giugno, vai, sai da letto. Non c'ho. Non ci credo, ragazzi. Non riesco. Non riesce manco a saltare. Allora, vediamo un po' che ore sono, perché dovremmo iniziare a muoverci. Ecco, infatti, sono le 20:18, la serata inizia tra poco. Io voglio andare a far bordello. Non so Jasmine che impegni avesse stasera, ma visto che non mi caga e ha le sue cose da fare, cioè non è che non mi caga, raga, non so che cosa le stia prendendo, forse è il coso preparto per i bambini, non lo so. Io stasera vado a fare bordello con la Sesto Elemento, se è schere, è schere. Quindi, ragazzi, siccome sapete che mi piacciono molto le tipe e siccome sapete che sono anche un mattacchione, perché Ronaldo Junior, ragazzi, sì, non è sposato, cioè, alla fine non è che siamo sposati, no? E quindi possiamo fare quello che vogliamo, gang! Spero di incontrare presto qualcuno di bello, di speciale in sta discoteca, perché, ragazzi, non ci sta mai nessuno. Però almeno vado a rimorchiare 3000 tipe, ma voi ve lo vedete Ronaldo Junior al tavolo con 3000 tipe che gli ballano con tanti soldi? Madonna, ragazzi, se lo sapesse Ronaldo sarebbe incazzato nero. Potrei chiamare Albert, ragazzi, però voglio tenermi tutte le ragazze per me. Sì! Oh, piano! Ragazzi, ecco appunto. Bravo! Vedete, ragazzi, che succede? Stavo per dire, Ronaldo Junior, smetti di fare il deficiente. Invece no, deve fare sempre il cretino. Ma tanto no, i soldi sono quelli di papà e usiamo quelli per aggiustare l'auto se si dovesse rovinare. Bene, ragazzi, allora dovremmo essere arrivati. Se non sbaglio era qui sulla destra. No, non sulla destra, ma sulla sinistra. Dovrebbe esserci il locale dove papà mi diceva che andava a rimorchiare talmente tante ragazze, raga, che a un certo punto non sapeva più dove mettersele in macchina. Devo prendermi il camioncino, quello per trasportare tutte le fighe. Sarebbe epico. Allora, ok, ragazzi, come vedete siamo entrati. Tra l'altro sono anche idratato, quindi andare a bere una birra, una cosa. C'è questa guardia qui che penso faccia parte della security, che vi sta dicendo che sono troppo piccolo per entrare qui dentro e mi sta chiedendo gentilmente di uscire. Allora, un momento. Forse tu non ti rendi conto con chi cazzo stai a parlare. C'ho la felpa Supreme rossa e ti acceco la vista solo se mi ci metto davanti a te. E magari potresti essere pure un ex guardia che ha lavorato per mio padre, dato che voi siete neri tutti uguali, tutti i capelli pelati, siete tutti uguali. Quindi, zii, fammi un favore, levati davanti, t'ho pagato il biglietto e fammi andare a rimorchiare femmine. Vedi, raga, ha capito. Ok, ragazzi, sta vecchia del New Jersey alla fine mi ha smollato un birraccio assurdo. Adesso sto bevendo un po' qui. Allora, guardate, sto andando un po' in giro. Ci sta un po' di gente, però ovviamente penso che questa sia la parte più soft, diciamo, perché, non so, lì ci sono. Ragazzi, andiamo a spiare le ragazze nei bagni. Voglio vedere le cose delle ragazze. Non vale. Ok, va bene. Niente, Ronaldo Junior, lascia stare. Non possiamo entrare, evidentemente. Chissà che stanno facendo. Ci saranno tre ragazze zozze che chissà che staranno facendo nel bagno chiuso. Va bene, allora andiamo qua e ci spacchiamo. Ok, ragazzi, mi ricordo Junior è pronto a castigare tante belle ragazze. No, no, tu no. Oh, guardate qui, ragazzi, quante ragazze che si stanno a divertire. Bella, ragazze, sono il figlio di CR7. Che dite, ci facciamo un ballo estremo? Schere! Guardate Ronaldo Junior, ragazzi, quante fighe che ha rimorchiato. Guardate quante ragazze sono messe intorno a lui. Contiamole, 3, 4, 5, 6 e 7. Mamma mia, ragazzi, il ballo di Sfera Ebbasta colpisce sempre. Guardate, raga, ho fatto colpo e stasera venite tutte a casa mia a fare Baldoria. No, poi Jasmine si incazza. Niente Baldoria, la Baldoria la facciamo qui. Io rimorchiare e castigare pupe. Ehi, zia, ti va di venire al bagno con me? Oh, questa si è incazzata. Zia, aia. Oddio, questa si è incazzata. No, vaia, scusa, guardia. Ai, donne, si sono incazzate tutti. No, che fai, Ronaldo Junior? No, hai sbagliato. Scusate, ho sbagliato. Scusi, guardia, ho sbagliato. Ho solo 12 anni, no. Cioè 13, 14 appena fatti. Oh mio Dio, non sto capendo niente. Aia. Vabbè, ragazzi, comunque, fatto sta che Ronaldo Junior è un po' ubriaco. Guardate come sta a camminare. No, vabbè, ragazzi, scusate. Sono venuti qui per spaccarci. Tu vuoi venire a fare un giro sul mio siluro? No, vabbè, questa è stata pessima, Ronaldo Junior. Lascia stare. Sto dicendo, siamo qui per sballarci. Quindi, ragazzi, che ne dite di venire tutti in pista col mitico Ronaldo Junior Meister? Perché io sono il maestro di tutto. Che ne dite, Tu no, perché sei troppo vecchio. Magari potresti essere pure mia nonna. Ragazzi, penso che Ronaldo Junior abbia esagerato a far venire le tipe al tavolo, soprattutto dicendo offendo io. Cioè, i bicchieri non esistono più, sono buttati per terra. Questa sta ballando sospesa per aria.
mostrandomi il suo culo ultra gigante, tra l'altro. E ci sono, ragazzi, due tipe praticamente. Cioè, una, questa tipa che io sto bello strevecchiato sul privé. C'è questa qui che è collassata. Guardate, questa è collassata tipo così, guardando in alto, quindi non so perché sia collassata così. Cioè, questa che sta addirittura in piedi, bella stravaccata, con le gambe aperte. Ora zoomiamo sopra. No, 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 no. Non si fanno ste cose. Ragazzi, vedete, anch'io mi sono sballato con Ronaldo Junior, con il mio medicinale assurdo che sembra piscio di gatto della cacca di Jasmine. Mi sto riprendendo dallo sballo. Oddio, qui c'è una... Ma che cazzo è successo? Oddio, oddio, quella è svenuta a gambe aperte. Ronaldo Junior, non guardare. Oddio, ma è lei, signore? Mi dà una mano ad alzarmi? Ronaldo Junior, forse dovresti alzarti. Ce la fai ad alzarti? Alzati! Ok, oh mamma, ce l'ho fatta, fermi, ce l'ho fatta. Cos'è, ragazzi, signore, ci stai dicendo che abbiamo fatto Baldoria? Ma dove sono finiti tutti? Oh, ragazzi, dai, ma dobbiamo fare Baldoria. Signore, mi stai dicendo che abbiamo fatto Baldoria tutta la notte e che il locale sta chiudendo e ci voleva svegliare per andarcene. Ma che chiudere, signore? Non chiude il locale se c'è Ronaldo Junior. Finché c'è Ronaldo Junior, c'è fiesta. Sì che questi sono tutti ubriachi e andate a... Vabbè, forse, ragazzi, ma che ore sono? Cosa? Sì, devo scappare, scusi, signore. Cosa, sono le 7? Le 7:30. Corri, Ronaldo Junior, corri. Non riesci a correre più veloce? Sono i postumi della sbornia, questi. Ragazzi, Jasmine ci sciotta. Jasmine ci sciotta, davvero. Ciao, signore. Cosa? Ma quando cazzo sono arrivate le 7:30? Ronaldo Junior, non ce la fai a correre. Non ce la fa, poverino. Guardatelo, non riesce. Siamo anche deidratati. Ragazzi, prevedo una sgridata di quelle micidiali. Ora vuoi metterti ubriaco alla guida? No! Ecco, appunto. Ragazzi, oh mio Dio, Ronaldo Junior è ubriaco come una seppia. Ragazzi, ci siamo, Jasmine sarà incazzata. Presto, presto, presto. Cosa c'è, Jasmine? No, no. Allora, amore, ti posso spiegare? Ah, scusa, no, lo so che sei incinta, non ti devi preoccupare. Ti posso spiegare. Lo sai che ti posso spiegare, ragazzi? Jasmine è incazzata, non mi vuole manco parlare. Forse Artù non ha tutti i torti. Ronaldo Junior, forse dovresti dirglielo che ti sei andato a sballare tutta la notte. Coca e... Vabbè, lasciamo stare. Ok, ragazzi, direi che come il ritorno di Ronaldo Junior ci sta tantissimo, considerando che io sono stato male praticamente più di una settimana, per cui Ronaldo Junior penso sia tornato. Quindi, ragazzi, d'obbligo, perché adesso si riprende come si deve. Quindi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, commentate, iscrivetevi al canale e soprattutto datemi qualche consiglio se vorreste vedere qualcosa di particolare, di speciale, per non perdere i prossimi video. Quindi iscrivetevi, che è importante. E come vi ho detto, io Ronaldo Junior, ragazzi, salutiamo le ultime 5 notifiche di Instagram, come facciamo in tutti i video, così diamo la possibilità a tutti di essere salutati. Quindi saluto Orlando Christian 3691, saluto Stella Quino 996, saluto Diego Scarascia 2008 e Christian Simeoli 0. Cubula Monte. Questi, ragazzi, sono i 5 di oggi, i fortunati. Quindi, se anche voi volete avere la possibilità, mi raccomando, trovate il mio Instagram sia qui che giù nella descrizione. Vedetemi a seguire, così, ragazzi, io cerco di salutarvi e voi cercate di venirmi a seguire, che sapete che ci tengo molto. Direi che per questo video è tutto, ragazzi. Ronaldo Junior ubriaco più che mai. Ragazzi, dovrei andarmi a fargli una doccia o un qualcosa. Mamma mia, non ce la fa più a camminare. Come cozzo, ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video. Spero di stare bene e di portarvelo domani. Ciao!